Allora, siamo qui per l'ultimo appuntamento per i nostri incontri e la rassegna ad alta voce dell'anno, praticamente. Questa rassegna ci sta impegnando tantissimo, ci sta portando a parlare di tutto e di tante cose con tutti, tante persone di tutte le età, per cui di argomenti diversissimi uno dall'altro. Questa sera abbiamo la nostra ospite Carla Dedola, che dialoga con Lucia La Terza e parleranno di un argomento un po' particolare che è Taranto. Noi sentiamo sempre parlare di Taranto, ma qui entriamo un po' all'interno della città, vediamo, scopriremo qualcosa. Grazie. Allora, a me l'onere e l'onore di presentare Carla Dedola. Lei mi ha corretta molte volte all'inizio su questo, sono poca, quelli che lo sanno, e quindi lo faccio anche volentieri, perché lo dico subito, dovrei lasciare questo al giudizio dei lettori, ma io spoilerò immediatamente. Nel senso che i libri di Carla Dedola, stiamo parlando di Corso Due Mari, che è il prequel, no? Di Mare di Tramontana. Sono uno di seguito all'altro, c'è un filo continuo che li lega. Sono due libri meravigliosi, due libri che meritano non soltanto di essere letti, ma di essere resi un film o una fiction, come si suol dire, come si preferisce oggi anche da parte di molti registi illustri. Non solo perché parlano di una città bellissima come Taranto, nella quale è ambientata storicamente la vicenda di una famiglia, e parliamo di Corso Due Mari, e anche in buona parte, anzi in grande parte, Mare di Tramontana, ma perché questa città evoca, come dicevi giustamente tu all'inizio, uno scenario nel quale bene si collocano le vicende più drammatiche del secolo che ci ha appena lasciati. Perché in effetti Corso Due Mari e Mare di Tramontana, che fa proseguire la vicenda di una intera famiglia, madre, padre, figli, in realtà è collocata tra le due grandi parole della nostra vita: amore e morte, amore e guerra, per cui è di un'attualità straordinaria. Evocando la triste parola guerra, noi pensiamo immediatamente a quello che abbiamo intorno a noi anche in questo periodo. Ritornando indietro nel tempo agli anni che vanno dal 1933 al 1945, la parola guerra chiaramente ha una coloritura storica ben precisa, di cui ci parlerà molto bene Carla Dedola. In mezzo, dentro questa epopea che è antropologica e psicologica, collettiva, ma è anche individuale nelle storie che vengono raccontate, c'è appunto questa splendida città che fa da scenario e da contesto. Quindi io veramente vi invito, prima di uscire da questo luogo sacro della lettura, veramente di prendere questi due libri, ma non perché lo devo fare per ragioni di marketing o di amicizia personale, perché meritano davvero di essere letti. Vi terranno compagnia di giorno, di sera, di pomeriggio, non so quali sono le ore che voi prediligete per la lettura, ma vi fanno veramente entrare in quella che è la nostra storia e in quello che è stato il vissuto anche di tanti nostri genitori, quindi ha veramente un potere evocativo molto forte. Corso Due Mari appunto parla di una famiglia, madre, padre, due figlie femmine, due figli maschi, appunto negli anni che vanno dal 1930 al 1940 fino al 1945. Mare di Tramontana comincia invece nel 1949-50 e i primi mesi, il primo periodo del 1951. Il secondo si innesta
sulla voglia di riscatto e di rinascita del dopoguerra. E quindi racconta al femminile, e quindi per questo abbiamo contestualizzato questa presentazione nel periodo e nel format di Scarpette Rosse, parla sì certamente anche di violenze sulle donne, di violenze molto più generali e molto più collettive, però parla anche di, appunto, di questa voglia di riscatto, di speranza, di rinascita, di progresso. E quindi con molto piacere, ecco, io mi presto a questa presentazione, forse perché mi trovo in una fase della mia vita in cui vorrei veramente smetterla di evocare sempre solo drammi, lutti, cinismo e disfattismo, e pensare invece e comunicare che si deve poter credere in qualche cosa, facendo tesoro delle lezioni della storia, del nostro passato. Bene, premesso questo, detto questo, io vorrei dire che cosa rappresento io, perché sto qua. Allora, io sono vicepresidente di Casa delle Donne del Mediterraneo di Bari, quindi in questa veste prima di tutto presento Mare di Tramontana, che è appunto la narrazione di una donna che cerca la propria identità, la propria realizzazione, non solo di una donna, ci sono diversi personaggi femminili di cui ci parlerà Carla. Come presidente onoraria e fondatrice di un'associazione che si chiama AGEDO, che è un acronimo che sta per Associazione di Genitori di Persone LGBTQ+, presento questi due libri, in modo particolare c'è un riferimento nel primo, Corso Due Mari, con la storia di uno di questi protagonisti che viene confinato sulle isole Tremiti, e si racconta molto bene questa storia. Poiché con Vladimir Luxuri anni fa, per delega della presidente nazionale Rita De Santis ormai scomparsa, andai sulle isole Tremiti, su San Domino, e con Vladimir Luxuria ci fu proprio, con il sindaco delle Tremiti, la targa, fu posta la targa alla memoria di tutti gli omosessuali che erano stati confinati, alcuni dei quali erano morti anche lì. Quindi io conservo un ricordo che non è solo mediato dalla letteratura e dalla scrittura, ma anche da un ricordo di vita personale. E quindi questa è l'altra ragione per la quale, ecco, io in questa seconda veste presento questo libro. Ora lascio la parola a Carla. Vi ho fatto questa breve sinossi di Corso Due Mari. Vorrei che lei facesse invece una breve sintesi del secondo libro, Mare di Tramontana. Carla, a te la parola. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto, come diceva Lucia, il mio primo libro, Corso Due Mari, racconta la storia di questa famiglia, una piccola storia all'interno di una storia più grande, una storia che ci parla, insomma, dello scoppio della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, una storia anche mutuata dai ricordi, dei miei ricordi di famiglia, di mia nonna, dei miei zii, che mi hanno sempre raccontato queste cose qui, delle corse nel rifugio, delle perché Taranto, voi sapete benissimo che è stata una città molto molto bombardata a partire dalla notte di Taranto del 12 novembre del 40, quando fu bombardata la flotta in rada, perché Taranto era la base navale più importante della Regia Marina, per cui qui la storia comincia anche parlando di dell'aspetto, diciamo, storico che riguarda la città, e poi continua, ci parla di questa famiglia con i suoi protagonisti, questi ragazzi che vengono catapultati all'interno di una realtà che non si aspettavano, perché passano dalla spensieratezza delle canzonette, dei balli, a una realtà in cui gli uomini partono in guerra, le donne rimangono a casa ad aspettare, la tessera non aria, l'approvvigionamento del cibo, tutta una serie di problemi collaterali. Avevo pensato al primo libro come un libro che cominciava e finiva lì, tant'è vero che nelle ultime pagine avevo scritto una specie di epilogo per raccontare poi cosa sarebbe successo in futuro ai protagonisti.
visti. Però questo non è bastato, perché tante persone mi hanno detto: noi vogliamo sapere cosa fa quello, cosa fa quell'altro, che fine fa Medeo. Alla fine ho detto: rimetto mano a tutto, e ho scritto Mare di Tramontana, quindi ho ripreso, ho ritirato i fili e riallacciato tutte le storie per raccontare poi alla fine quella che è una storia ambientata sia all'inizio del 1950, quindi quando il paese, che era uscito devastato nell'ultimo decennio dalla Seconda Guerra Mondiale, comincia piano piano a risollevarsi grazie agli aiuti prima dell'UNRWA, poi del piano Marshall, e quindi c'è questo desiderio di riscatto dopo tutte le cose patite nel corso della guerra, chi è stato in prigionia, chi è stato al confino, chi ha perso il proprio uomo in guerra e così via. Però è una storia che parla essenzialmente di donne, Mare di Tramontana, a partire da quella che poi era una delle protagoniste del primo libro, in cui faceva la Croce Rossina molto giovane, la ritroviamo come infermiera professionale. È una donna che non ha mai accettato, insomma, le imposizioni della società durante il regime, vale a dire la figura di donna angelo del focolare, destinata sempre unicamente a sposarsi, a mettere al mondo figli, a custodire le tradizioni, il focolare domestico. È una donna che invece vuole lavorare e vuole rendersi indipendente, quindi rifiuta questo paradigma figlia, moglie, madre, tipico della mentalità dell'epoca. Anche nell'Italia repubblicana era così, d'altronde, e per cercare la propria strada lavora in ospedale e viene a contatto durante la storia, durante il libro, con delle realtà che non si aspettava. Edda non è un personaggio molto simpatico, si chiama Edda questa protagonista, non è un personaggio molto simpatico, ma è sicuramente molto molto interessante, un carattere molto rigido e severo, però andrà incontro a realtà che cambieranno per sempre il suo modo di vedere le cose, e quindi modificherà anche le proprie idee e il proprio sentire. Avrà una profonda riflessione interiore sulla condizione femminile in generale dell'epoca. È una donna comunque che rompe gli schemi, però è una donna che è capace di una grandissima empatia e soprattutto di solidarietà e di sorellanza, che è uno dei temi fondamentali del libro. Ci sono altri personaggi femminili, ce ne sono parecchi, uno molto importante è il personaggio di una suora che abbiamo già trovato nel primo libro, è una suora istruttrice della Croce Rossa in ospedale militare a Taranto. È un personaggio anche questo molto severo, anche questo mutuato dai ricordi, insomma, di mio padre, che lavorava come medico militare in ospedale, e ricordo, mi parlava sempre di queste suore che erano rigide come generali, severe, mettevano tutti in riga, compresi i medici. È un personaggio molto importante che troviamo a un certo punto del libro e ci accompagna fino alla fine del libro con vari accadimenti. Personaggio interessante a mio parere, che si occupa di infanzia abbandonata, alla vocazione dell'assistenza, e quindi diventa a un certo punto anche un perno della storia, se vogliamo. Certo. Poi ci sono altre donne, c'è Anna, che è la storica amica di Edda, che torna dall'Inghilterra perché era partita come war bride, come sposa di guerra nel 45, ritorna in un momento molto particolare della sua vita e affronta delle circostanze molto provanti, molto gravi, molto pesanti, però è sempre al fianco di Edda, ed Edda è sempre al suo fianco, e insieme a loro ruotano una serie di protagoniste femminili che sono ostetriche, infermiere, prostitute, ognuna di loro, pure popolane, che si dibattono in un'indigenza terribile, ognuna di loro a proprio modo cerca di conquistare un pezzettino di indipendenza, un pezzettino di libertà e un po' di emancipazione personale. Perfetto. Queste sono le figure femminili del libro. Certo. Ci sono però accanto a queste figure femminili anche delle interessanti figure maschili. Vorrei che tu dicessi chi è Franco, che ruolo ha, per poi passare ad una breve lettura dal libro di Carla.
Franco è un personaggio che non c'è nel primo libro, fa la sua comparsa in Mare di Tramontana e ha un passato di orfanello, cresciuto in orfanotrofio, abbandonato presso quello che era a Taranto, si chiamava l'asilo dei lattanti, l'asilo dove c'era anche lattanti. La ruota degli esposti, che poi era stata abolita. Sì. Un medico provinciale istituì questo asilo degli lattanti, dove c'erano le suore che accoglievano le ragazze madri che lasciavano lì i neonati. Quindi a questo passato viene adottato da un pezzo grosso del regime, da una famiglia molto ricca e nobile, si laurea in medicina, diventa medico e ha nel, come suo massimo desiderio aiutare le donne, aiutare le donne in difficoltà. Quindi lavora nello stesso reparto di Edda in ospedale, il reparto di ostetricia, e poi vedremo quello che succede. Certo. E qui si introduce un tema molto interessante, molto attuale, per certi versi attuale, ma che ha avuto all'epoca, come dire, una visione molto regressiva. Ma leggiamo appunto dal libro di Calla. Franco adorava il barone era quello che lo aveva appunto adottato. Passava tutto il suo tempo insieme a lui a studiare e imparare, nutrendosi avidamente del suo sapere e leggendo tutto quello che poteva, avendo a disposizione l'enorme biblioteca del padre. Era appassionato di biologia e aveva letto L'origine delle specie di Darwin, sia in italiano che in lingua originale, restandone affascinato. Alla fine aveva capito che la sua vera vocazione era la medicina. Il barone Bozza ne era stato deluso perché sperava che il figlio, dalle indubbie doti, si sarebbe dedicato alle materie letterarie, ma aveva deciso di assecondarlo e Franco alla fine del 1938 era partito per Napoli, iscrivendosi alla facoltà di medicina e chirurgia. Allo scoppio della guerra si era arruolato volontario nel Regio Esercito, destinato in Africa orientale, con il grado di sottotenente. Aggregato alla guarnigione di Gonda, attestata sul lago Tana agli ordini del generale Nasi, era stato ferito a una gamba da due proiettili di mitragliatrice durante uno scontro con i ribelli etiopi e rimpatriato a bordo della motonave Vulcania. Ricoverato a Taranto in ospedale militare per la convalescenza, sarebbe voluto tornare al fronte, ma il padre glielo aveva impedito, anche grazie all'intervento del federale Capece, a cui era legato da grande amicizia, che a sua volta era amico personale di Sua Eccellenza il Duce. Così Franco fu congedato a tempo indeterminato e tornò a Napoli, dove terminò brillantemente gli studi e si specializzò in ostetricia e ginecologia. Durante la specializzazione lavorava come volontario nella Guardia Ostetrica, un corpo medico che interveniva in situazioni di emergenza per aiutare le donne incinte delle classi più povere, bisognose di assistenza al momento del parto. Era così venuto in contatto per la prima volta con una realtà fatta di squallore, indigenza, abusi, incesto e prostituzione di bassissimo livello. Era entrato in bordelli squallidi e bui, dove la puzza stagnante di urina si mescolava ad afrore di sesso, sangue, sudore rancido e scolatura di maccheroni. Aveva conosciuto la miseria dei bassi di Napoli, tanto stridente con il lusso di via Toledo e le serate d'opera al San Carlo che tanto amava frequentare. Nei bassi c'erano case dove il sole e l'aria fresca non entravano mai, dove famiglie intere vivevano in pochi metri quadri e dormivano in un unico grande letto quando c'era. Padri, madri, nonne, fratelli, sorelle. La promiscuità era inevitabile, gli abusi sessuali molto frequenti. A volte accadeva che le gravidanze fossero frutto di stupri e di rapporti consumati all'interno della famiglia, e si cercava di rimediare con quello che c'era a disposizione per interrompere la gravidanza. All'epoca erano in vendita diversi preparati miracolosi pubblicizzati come rimedio per far ritornare le mestruazioni ritardanti o soppresse, come la famosa pasta interruttina.
i decotti di prezzemolo ad alto contenuto di apiolo, il chinino, l'olio di tannaceto, l'ergot dalla segale cornuta e le docce vaginali a litri di lisoformio e permanganato di potassio, mai passate di moda. Siccome nella maggior parte dei casi l'unico effetto dell'assunzione di uno o più di questa pletora di rimedi consisteva nel manifestarsi di danni epatici e renali, spesso gravi, a volte irreparabili, a danno della gestante, poi si ricorreva all'intervento della mamma. Ecco, questo è uno spaccato chiaramente dell'epoca, no? Come veniva vissuta la sessualità, la gravidanza, l'interruzione di gravidanza all'epoca, con i pregiudizi, le leggi che c'erano all'epoca, che ovviamente considerate per le quali era reato l'interruzione di gravidanza. Ha un'attinenza questa narrazione con la nostra realtà presente? Perché pensi che sia importante riflettere su questo momento storico ora che abbiamo una legislazione che sembra molto permissiva, molto progressista in materia e così via? Dici, Carla. È piena di obiettori di coscienza. Lo so, appunto, ma facciamo gli altri. Allora, volevo fare una brevissima premessa su quello che sono stati gli anni 70 per le conquiste particolarmente, in modo particolare femminili nel nostro paese. Il nostro paese era un paese nel quale solo nel 1956 era stato abolito l'articolo 571 del codice penale, sempre il codice Rocco del 30, che autorizzava la violenza da parte del marito nei confronti della moglie e dei figli. C'erano state comunque, c'era stata poi l'onda del movimento del 68 che aveva innescato comunque un desiderio di andare avanti, di prendersi delle conquiste, cambiare le cose anche in Italia. Nel 75 poi c'era stata la riforma del diritto di famiglia che aveva in teoria equiparato la donna all'uomo, i coniugi, la cosiddetta parità fra i coniugi. Poi sappiamo benissimo che una cosa è il paese sociale e il paese reale e una cosa è il paese legale, per cui c'era comunque un enorme divario ancora non colmato. L'Italia era un paese in cui, poi ricordiamoci, fino al 68 le adultere andavano in carcere, mentre gli adulteri no. Nell'81 fu abolito il delitto d'onore in Italia, il matrimonio riparatore, però negli anni 70 fu così forte la spinta anche del movimento della liberazione della donna, che nel 71, poi dopo già era stata approvata la legge sul divorzio, nel 70, il movimento della liberazione della donna nel 71 presentò addirittura una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'aborto, cui seguì la proposta di Loris Fortuna, il disegno di legge. Finalmente poi ci fu, dimenticavo, la creazione e l'istituzione del CISA, il Centro Italiano Sterilizzazione e Aborto, promosso dal Partito Radicale. Ci furono gli arresti di Adele Faccio, di altri esponenti radicali che si erano autodenunciati. Si arrivò finalmente a questa legge di mediazione, sulla spinta fortissima del movimento femminista, comunque in un paese che è ancora, ma figuriamoci all'epoca, permeato profondamente dalla morale cattolica, per cui è chiaro che fu una legge di mediazione della quale non fu soddisfatto quasi nessuno alla fine, certo. Né il Movimento per la Vita né i radicali che poi nell'81 promossero dei referendum abrogativi, andati male perché lui vinse il no. Questa legge, la 194, tramite l'istituzione dei consultori, la creazione di, insomma, diciamo almeno in teoria, di una rete di informazione anche sulla contraccezione, nasceva comunque con degli ottimi presupposti, se non fosse stato per il titolo 9 della legge che consentiva l'obiezione di coscienza agli operatori sanitari. Nonostante questo, la legge 194, con molta difficoltà, raccando, però ha funzionato, perché in 40 anni ha portato il numero di interruzioni volontarie di gravidanza dalle 300.000 dell'82 alle 84.000 del 2016, anche se dobbiamo ancora
calcolare una percentuale, diciamo, in nero da aggiungere. Il problema è che questa legge ormai è diventata praticamente inapplicabile, perché l'obiezione di coscienza ha raggiunto punte dell'80%, di media 80%, ma punte anche di più del 90%. Ci sono posti in cui è impossibile assolutamente interrompere volontariamente la gravidanza, per esempio in Valle d'Aosta, per esempio Bolzano in tutto l'Alto Adige, per esempio in Calabria, in Basilicata e ormai anche in Puglia, perché la percentuale di obiezione sta raggiungendo il 100%. Quindi mi spiace che una legge che comunque con tutti i suoi limiti poteva garantire un diritto alle donne sia ormai praticamente inapplicabile. Questo si è tradotto in cosa? Innanzitutto boom di viaggi della speranza al nord e al centro, in altre regioni, dal sud, e poi soprattutto nel ritorno degli aborti clandestini. E tutto ciò sempre a danno della donna, non solo, ma della donna di ceto inferiore, della donna meno abbiente, che non può permettersi di abortire privatamente, perché i ricchi, diciamocelo, mica hanno usufruito della 194, da che mondo è mondo hanno abortito privatamente a pagamento. E pensiamo solamente alla quota di immigrate che ci sono, di donne immigrate in Italia, che adesso si rivolgono alle connazionali per abortire in casa, quindi siamo tornati al livello delle mammane, mezze di fortuna, niente asepsi, complicanze infettive gravissime. Questa è la situazione adesso in Italia, perché l'obiezione di coscienza è stato il pedaggio che abbiamo dovuto pagare alla Chiesa Cattolica e all'ala conservatrice del pagamento. Purtroppo la situazione adesso è questa, la legge è inapplicata e molti esponenti di governo ne chiedono addirittura l'abrogazione. Se a questo aggiungiamo il fatto che il calo della fertilità diventa un grimaldello culturale, per dire che, ritornando quindi all'epoca quasi fascista, sì, la propaganda demografica. La propaganda demografica, bisogna fare figli, e capiamo bene come effettivamente i famosi corsi e ricorsi della storia hanno una loro drammatica attualità, no? E quindi questo libro è veramente molto attuale da questo punto di vista. Sì, io forse perché ero adolescente, però ho vissuto tutte le battaglie radicali, certo, per l'approvazione del 194, referendum conseguenti, per cui ricordo benissimo tutto quel periodo e ricordo benissimo la mobilitazione delle donne, certo, che c'era, la sorellanza, l'unione, la spinta del movimento femminista. Sono tutte cose, guarda, che appartengono al passato, purtroppo. Certo. Io non le vedo più, purtroppo non le vedo più. E ti devo dare drammaticamente ragione, e lo dico perché stando in quella che evocativamente è la casa delle donne del Mediterraneo, che dovrebbe avere l'ambizione non solo di raccogliere le donne indigene ma anche quelle che invece vengono da altre culture del Mediterraneo, in realtà si riduce molto spesso ad essere un contenitore di iniziative singole, scollegate, sconnesse le une dalle altre, perché questa unione di intenti tra donne fatica a diventare e a tradursi in realtà. Se questo è vero in una città come Bari, io posso immaginare, no? Anche in altre realtà, soprattutto di carattere provinciale, quanto questa solitudine e questo individualismo esasperato, che si coniuga spesso in personalismi, in protagonismi di varia specie, entità, eccetera, possa condizionare la cultura del momento, che piuttosto che andare avanti rischia veramente di tornare indietro notevolmente. Per cui ancora una volta io credo che la lettura di libri che rievocano il passato facendoci riflettere sia un momento assolutamente essenziale per questa riflessione, che ci debba indurre invece a sconfiggere questo tentativo di tornare indietro. Non è facile, la complessità è all'angolo, perché ci sono tante organizzazioni di natura familistica che remano proprio in direzione esattamente contraria
Agedo, la mia associazione, siede all'ufficio scolastico regionale della Puglia in un organismo che si chiama FORAX, che sarebbe il forum delle associazioni dei genitori per la scuola. Ebbene, noi siamo in netta minoranza, perché su 8 associazioni presenti all'interno dell'organismo, soltanto noi e il CGT abbiamo una visione più o meno progressista. Tutto il resto sono associazioni di stampo cattolico, conservatore, ultraconservatore. Quindi tutte le nostre proposte da anni finiscono nei classici cassetti, dove la chiave viene buttata e dimenticata. Ma noi resistiamo, perché la resilienza, oltre che la resistenza, diventa un mantra ineliminabile. Andiamo avanti. Il libro di Carla, Mare di Tramontana, narra anche vicende collettive, anche altre vicende collettive legate proprio al dopoguerra e a tutto quello che la guerra aveva seminato nel contesto nazionale. Arriviamo ad un'altra lettura che per me è stata drammatica. Ecco, queste pagine del libro sono veramente drammatiche, cioè le stragi del Monte Sole. Non so se qualcuno ne ha sentito parlare. Marzabotto, insomma. Marzabotto, no? E siamo nel 1900. Devo essere più. Ecco, sì, è questo. Siamo sì nel 1944. Queste vicende, queste stragi cominciano a maggio del 1944 e sfociano poi ad agosto, settembre, fino ad ottobre dello stesso anno. Il personaggio che agisce che racconta questa storia si chiama Antonio. Mi ricordi chi è Antonio? Ci ricordi chi è Antonio? No, si chiama Angelo. Ah, Angelo, sì, Angelo. Angelo è il fidanzato della sorella di Edda, che è partito, è stato richiamato nel 1940 allo scoppio della guerra, e quindi è andato in guerra come tenente del Regio Esercito, quindi un ufficiale, che è stato in Grecia e in Jugoslavia, partecipato alla repressione della resistenza jugoslava attuata dal Regio Esercito italiano. Dopo l'8 settembre, dopo quello che lui chiama il tradimento del re e di Badoglio, decide di lasciare la sua divisione, la divisione fidentina, e di raggiungere il comandante Junio Valerio Borghese a Muggiano, dove sta creando i reparti della decima MAS. E quindi entra nella decima MAS, a un certo punto viene catturato dai partigiani, ma per essere giustiziato viene salvato dal comandante della brigata partigiana, che era un amico di suo cognato Amedeo, il quale era stato mandato al confino, e lo salva, insomma, lo fa scappare. Diciamo, lui riesce alla fine, dopo un lungo avventuroso viaggio, a tornare nascondendosi a Taranto, però nel frattempo assiste a tutta una serie di cose delle quali poi accenneremo dopo magari. Nel frattempo, durante la sua fuga, lui incontra un altro reduce e gli racconta questa storia. Bene. Poi arrivò quel giorno, quei giorni, quei maledetti giorni. Rino si fece il segno della croce e tacque per qualche minuto. Non riusciva a continuare, cercava di raccogliere le idee, di dare voce a ricordi terribili ai quali cercava di non pensare e che non aveva raccontato a nessuno. Casaglia era nelle retrovie della linea gotica. Sulle montagne c'era la brigata partigiana Stella Rossa e la Panzergrenadier SS di Rieder aveva deciso di rastrellare tutti i paesi di Montesole per stanare i partigiani. Non me lo dimenticherò mai il 29 settembre. Ero in chiesa con Don Ubaldo e arrivarono le donne e i bambini. Sentivamo le bombe in lontananza e sapevamo che i tedeschi erano vicini. E poi arrivarono quelle bestie.
Entrarono in chiesa e con i fucili spianati fecero uscire tutti. Una povera donna paralizzata la uccisero lì nella navata. Il parroco conosceva il tedesco e parlò con loro, tentò di convincerli a lasciare andare tutti, cercò in tutti i modi di opporsi. Allora lo portarono di forza sull'altare e gli spararono a sangue freddo. E ridevano quelle bestie, ridevano. Ci portarono tutti al cimitero, donne, vecchi, bambini. Sfondarono il cancello, ci fecero entrare e ci misero in fila, i bambini piccoli davanti a tutti. C'erano delle mamme che piangevano, con un neonato in braccio e un ufficiale d'SS sguainò la sciabola e tagliò la testa ai piccoli. Ridevano e cominciarono a sparare in aria. Tutti gridavano e piangevano, imploravano, anche io. Poi arrivarono le raffiche delle pistole mitragliatrici, i bambini caddero per primi, poi tutti gli altri, con un inferno di urla, uno strazio. Io fui ferito di striscio al braccio e caddi, e sopra di me caddero altri corpi colpiti a morte. Ero sdraiato con la faccia in terra, la bocca piena di ghiaia, schiacciato al suolo dai cadaveri. Mentre sentivo altri colpi di pistola, questa volta persi conoscenza. Quando mi risvegliai era notte, pioveva, ero bagnato fradicio, perdevo sangue, avevo paura di muovermi, sentivo odore di carne bruciata, i tedeschi avevano dato fuoco a molti cadaveri e non riuscivo a vedere dei piccoli falò ardere, resistendo alla pioggia. Era morte tutto intorno e sentivo odore di sangue, di paura, escrementi e silenzio e orrore. Quando fui sicuro che i tedeschi erano andati via, riuscii a muovermi, piano. E mi resi conto di non essere l'unico sopravvissuto. Sentì dei lamenti e riuscì a trovare delle ragazze, anche loro sepolte sotto i cadaveri. Andammo piano piano verso il bosco, strisciando come vermi in mezzo al fango per nasconderci. E mi sentivo un vigliacco. La strage durò una settimana. Dopo Casaglia vennero Grizzana, Marzabotto e tutti i paesi del Monte Sole. A centinaia ne hanno ammazzati i tedeschi, per stanare i partigiani della Stella Rossa hanno fatto terra bruciata, depredato e incendiato interi paesi, uccidendo donne e bambini, e sembrava anche che si divertissero a farlo, senza salvare nessuno. Non hanno avuto un briciolo di umanità, di pietà cristiana. Ma sai qual è la cosa che mi ha fatto più male? Quella che non riuscirò mai a comprendere né a perdonare? Che c'erano degli italiani con loro, SS italiane, con le mostrine rosse sulla divisa a guidarli. Italiani, nostri compatrioti, nelle Waffen SS che hanno aiutato i tedeschi a fare quello che hanno fatto, a bruciare vivi bambini, ad ammazzarne decine, centinaia di loro fratelli. Italiani come me, te, questa non è guerra, è barbarie. Questo io non lo riesco a perdonare e questo da sacerdote io non posso perdonarlo a me stesso. Il loro odio, il mio odio, perché io alla fine mi sono salvato. Raccontaci. Niente, io come... successo anche nel libro precedente, anche in questo libro ho voluto raccontare degli episodi poco conosciuti, o meglio sottaciuti per tanto tempo, come le stragi naziste, sì, avevamo sentito di Sant'Anna di Stazzema, di Marzabotto, però è stato nel 1994 che un procuratore militare, Antonino Intelisano, a Palazzo Cesigaddi ha ritrovato il cosiddetto armadio della vergogna, in cui erano state archiviate, diciamo così, nel dopoguerra tutte le testimonianze sulle stragi naziste in Italia, quelle che vengono chiamate le stragi della ritirata, perché i nazisti le fecero secondo una precisa strategia, mentre si ritiravano, gli alleati erano già sbarcati, stavano avanzando. Avevano sfondato la linea Gustav, poi salirono, sfondarono la linea Gotica e così via. Ritirandosi fecero stragi di massa. In quell'armadio erano conservate tutte le testimonianze e tutte le denunce di almeno 6.000 episodi compiuti dal
dai tedeschi, ma non solo dall'SS, perché c'è anche c'è sempre questo mito che i cattivi erano l'SS e la Wehrmacht erano i buoni, l'esercito regolare, non è così. SS, Waffen-SS, Wehrmacht e anche reparti italiani che venivano adoperati proprio come delatori per stanare poi insomma, no? I partigiani o chi si nascondeva in montagna. E quindi venne alla luce questa storia dell'armadio della vergogna, però che cosa successe? Sì, ci fu nacque una storiografia in merito e nacque una stagione processuale in merito, per cui furono organizzati dei processi, non furono eseguite le condanne, perché? Sempre per motivi di opportunità politica, perché noi eravamo poi alleati della Germania, per cui sia perché comunque chiedere risarcimenti avrebbe anche significato che gli altri paesi, la Grecia, la Russia, avrebbero potuto chiederli a noi, chiedere di processare, no, i militari italiani anche a distanza di tantissimi anni, di 50 anni, per cui si pensò di creare un fondo comune fra Germania e Italia che si chiama Progetto Futuro, per stilare un atlante delle stragi naziste in Italia, di cui si occupa la professoressa Insolvibile dell'Università di Napoli e che è la maggiore esperta italiana in stragi naziste dal 43 al 45. E probabilmente se non ci fosse stato quel ritrovamento di tante 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 cose o della connivenza anche di molti italiani non lo avremmo saputo, insomma. Adesso sì, ne parliamo come se l'avessimo sempre saputo, però non si pensava che fosse stato un fenomeno di una portata così grande, perché alla fine i nazisti anche a Napoli per esempio, insomma, avevano avuto l'ordine di fare di Napoli un territorio di fango e cenere, di non lasciare nulla, di desertificare tutto mentre andavano via. Poi ci furono, Napoli reagì, ci furono le quattro giornate di Napoli, ancora prima avevano, forse il primo atto della resistenza si è svolto a Matera, qui vicino, che ci fu la famosa strage di Matera, fecero saltare in aria un palazzo i tedeschi in cui c'erano avevano imprigionato tanti disertori del Regio Esercito e tanti partigiani, per cui la popolazione di Matera reagì e quello fu il primo vero atto di resistenza antitedesca in Italia. Infatti a Matera c'è anche un cippo, un monumento che lo ricorda. Sì. E negli ipogei di Matera ancora oggi si rievocano queste storie. Ci sono... per cui sì, insomma, effettivamente è una storia che ci tocca veramente molto da vicino. Veniamo un pochino a rasserenarci un momentino, no? A vedere il bello in tutto questo orrore, in tutta questa storia rossa e cupa di sangue. Parliamo di Taranto narrata sia in Corso Due Mari che in Mare di Tramontana. Una città che vive sotto le bombe in un certo periodo della sua storia, ma che poi rinasce, poi ricade, e la storia dell'Ilva ce lo ricorda pienamente, no? D'altronde, quando si va in questa città e si guarda soprattutto di sera verso il cielo, vediamo questi sbuffi che vengono fuori dalle canne fumarie dell'Ilva, che sono appunto rosso sangue. È una evocazione anche questa di natura estetica o estetizzante, che però ci fa comprendere come questa città dal mare cristallino, assolutamente stupenda nelle sue coste, che vanno fino alla fine della nostra bellissima Puglia, è però anche la città dei grandi contrasti, vero? No? Delle grandi contraddizioni. Parlaci. Sì. Mentre in Corso Due Mari io rappresento Taranto alla vigilia dello scoppio della guerra, anche la Taranto degli anni 30, che era una Taranto molto allegra, essendo
grandissima base navale, chiaramente cioè, frequentata dalla flotta, ufficiali, marinai, balli a circolo ufficiali, Taranto era piena di locali, di caffè all'aperto con le orchestrine che suonavano, insomma era poi la mentalità dei tarantini, io sono tarantina, è sempre stata un po' con la testa al gioco, certo. Cui, insomma sempre una certa correnza e così via, certo. Allegria e spensieratezza. Le musiche del trio Lescano. Del trio Lescano, assolutamente, cioè. Sì. E quindi partiamo da una descrizione, la descrizione della città prima della guerra a quella durante la guerra, poi, no? Con i bombardamenti, la notte di Taranto e così via. Bombardamenti che poi sono continuati fino all'8 settembre del 43, quando sono arrivati gli alleati che hanno occupato Taranto, perché un momento, sì. A nord... Gli alleati hanno liberato le regioni del nord, però a Taranto è stata vissuta come un'occupazione. Quindi racconta anche questo particolare momento in cui i tarantini si sono visti occupati da queste invasi dagli inglesi, dagli americani, neozelandesi, australiani, che hanno preso possesso della città, infatti furono requisite tutte le case private per farne alloggi degli ufficiali stranieri, i bordelli lavoravano 24 ore su 24 a pieno ritmo, naturalmente, insomma, con tutta l'affluenza dei militari. E questo, insomma, durò fino quasi 48-49, c'erano ancora gli americani a Taranto. Mare di Tramontana, parliamo di una Taranto differente che si lecca le ferite, però sta ricominciando a vivere, e lì furono bombardati interi quartieri della città, quindi c'era molto da ricostruire, fu bombardato perfino il cimitero varie volte, insomma, con effetti devastanti. Quindi era la Taranto in cui aveva un volto, diciamo, completamente diverso da quello di adesso, perché adesso sul lungomare ci sono palazzoni, all'epoca era tutto pieno di villini deliziosi, villette anche in centro, si sentiva il profumo del mare, comunque ricominciava la vita, ricominciavano i balli, si ballava, si andava al mare d'estate e c'era poi lo stabilimento balneare dove si ballava di sera. Insomma, ho raccontato un po' tutto questo inizio degli anni 50 in questo senso. E fu quando poi ho fatto dei sopralluoghi per andare, no, onoranamente a Taranto purtroppo, però ho fatto dei sopralluoghi per andare a vedere i luoghi del libro, no, molti dei quali naturalmente non esistono più. E mi è venuto in mente Pierpaolo Pasolini. Perché? Perché Pierpaolo Pasolini nel 1959 partì a bordo di una Fiat 1100 per percorrere tutte le coste italiane, da cima, da sopra, sotto, fino di nuovo su alla Liguria, per scrivere una serie di articoli, per vedere come reagiva il paese all'inizio della ricostruzione, residuo di un dopoguerra difficile, come coniugava le tradizioni con l'arrivo del progresso. E quindi questi articoli furono raccolti poi postumi in un libro che si chiama La lunga strada di sabbia, e lui ha delle parole bellissime per Taranto, che rimase veramente affascinato dalla città e colse l'ingenuità di una città che ancora aveva gli stabilimenti balneari su Palafitte e su tutto il lungomare, dove c'era la zona delle donne e la zona degli uomini, con i ragazzini che spiavano le signore che facevano il bagno, le ragazze in costume e così via. E la città vecchia che è un brulicare di gente, di ragazzini, di povertà, di un popolo di pescatori, in case diroccate, molte delle quali erano state appunto bombardate. E lui disse di Taranto che è la città perfetta, è una città in cui bisognerebbe assolutamente vivere, perché è come vivere dentro una conchiglia, dentro un'ostrica aperta. Cito parole testuali. Cioè. Da un lato Taranto nuova, dall'altro lato gremita Taranto vecchia, intorno i mari, due mari e i lungomari. Certo. Chissà cosa avrebbe detto Pierpaolo Pasolini.
perché lui definiva il progresso, e particolarmente il progresso industriale, un genocidio culturale. Proprio in quell'anno in cui lui andò a Taranto, durante questo suo giro delle coste italiane, fu deliberata la costruzione del quarto polo siderurgico. E fu una vittoria per la città intera, perché si pensava che la fabbrica finalmente avrebbe rappresentato il riscatto dell'intera città, la libertà, l'arrivo di soldi, l'arrivo di finanziamenti, il lavoro per tutti. Quando noi accettammo a Taranto quello che adesso chiamiamo ricatto occupazionale, ma noi non potevamo avere un'idea di quello che sarebbe successo dopo. Insomma, comunque il benessere arrivò a Taranto con l'Italsider. Arrivano maestranze, forze lavoro, arrivò la cultura, perché il circolo Italsider è rimasto famoso a Taranto per le iniziative culturali fino agli anni, fine degli anni Ottanta. E quando ancora noi non sapevamo a Taranto che la Tramontana, che sempre ci aveva portato aria pura, mare azzurro e fresco, sarebbe diventata pericolosa. Perché adesso nei wind days a Taranto, si chiamano così, quando soffia la tramontana porta la morte, porta le polveri sottili e la diossina. Quindi questa è la doppia faccia la della città. La duplicità proprio di questa città straordinaria. Sì. Grazie. È negativo come racconto o c'è una morale positiva? Ti riferisci al libro? Al libro. No, è assolutamente positivo. Assolutamente positivo perché non come prima, ma Mare di Tramontana è una locuzione bellissima a Taranto, perché noi la mattina ci alziamo, io non abito più qui da 40 anni in realtà, però ci alzavamo e vedevamo che vento c'è oggi. Sì. Noi essendo marinai nati conosciamo tutti i venti. Tramontana bellissimo, il mare è calmo, è fresco, è il cielo azzurro terso, andiamo a mare, per cui dire mare di tramontana è mare bellissimo, insomma. Certo. E nel libro la morale è positiva assolutamente, perché c'è un riscatto, una voglia di rinascita, una voglia di comprensione, un aiuto reciproco, una sorellanza, come dicevo prima, per cui assolutamente positivo secondo me. Sì, sì, io condivido, l'ho anche accennato prima in qualche maniera, questa percezione di positività attraverso un racconto di tante negatività che sono normali, normali nel senso che, perdonatemi se uso questo termine che per me e anche per l'associazione che rappresento non ha nessuna ragione di essere, ma in realtà fanno parte della dualità dell'essere umano. Noi siamo un misto, no, di bene e male, di contraddizioni profonde, per cui dobbiamo considerare effettivamente normale, tra virgolette, un succedersi di accadimenti negativi e positivi. La positività sta in che cosa? Ne discutevo con mia figlia per telefono proprio tra ieri e stamattina, no? Anzi, l'origine etimologica era sulla parola speranza, no? E lei mi diceva, ma io a questo termine non voglio più dare grande affidamento, perché in qualche maniera si colora di una filosofia e di una ideologia cattolica, no? In qualche maniera. La speranza è una trappola, una brutta parola, non si deve usare, la speranza è una trappola inventata dai padroni, Mario Monicelli. Ecco, questa è proprio mia figlia, no? Io no, io sono altra, non so se c'è qualche citazione che mi può rappresentare meglio in questa stanza, fatto sta che io invece credo che la speranza sia un dovere civile della nostra generazione, che deve essere trasmessa ai nostri figli e ai nostri nipoti, altrimenti la storia finisce. Quindi da questo punto di vista, sì, posso dare un significato laico sicuramente al termine, e questi libri che ho comprato per Natale a mia figlia, insomma, saranno prima di tutto letti da me per cercare di districarmi in mezzo alla pluralità di significati che una sola parola può contenere.
e che è tipico della nostra lingua. L'inglese già non è più così, no? Per esempio, noi invece siamo molto, spesso molto ambigui, no? Molto plurimi nel nostro esprimerci e comunicare. Forse per questo siamo preda dell'incomunicabilità in molti casi. Andiamo alla nostra autrice. Ci sarà una terza grazie. Puntata? Sì, naturalmente sì, perché anche la quarta? No. Sì, perché sono ancora già molto in ritardo, avevo cominciato tutta una serie di ricerche, ho cominciato a scrivere, poi una serie di accadimenti quest'anno mi hanno portato ad accantonare temporaneamente, spero di riprendere quanto prima, perché sì, perché la storia non è finita e tutti vogliono sapere il prosieguo che succede, di questa storia. Succede. Questa volta però sarà davvero l'ultimo, lo giuro. Ma per questo diventerà una fiction di successo. Prima o poi accadrà. Perché poi bisogna cambiare un po' argomento. Io non credo nella serialità che oggi impera. A partire dal mio amico, perché lo conosco, Maurizio De Giovanni, va bene, il commissario Ricciardi, perfetto, sì, ma perché poi mi scrive 80 libri del passato di Pizzo Falcone, ripetendo le stesse cose in ogni libro, adesso ha cominciato a dire cose seriali. Ma infatti quando raccontava mi sembrava di capire un po' quell'atmosfera di De Giovanni a Napoli nel trentennio. Sì. C'è qualche affinità. Sì, sì, però ve l'ho scritto prima io il libro. Sono stati molto ricordi di gioventù, oppure volutamente ha studiato Taranto? No, dunque, sono stati ricordi di famiglia, più che di famiglia. Sì, sì, ho approfondito dal punto di vista storico, perché sono un'appassionata di storia contemporanea e anche di storia militare, per cui... Poi a Taranto, come si capisce bene dalla tua narrazione, andiamo con la Marina dalla costruzione dell'arsenale del 1887, per cui Taranto è la Marina e la Marina è Taranto e sempre così sarà, un rapporto di odio-amore, per me più di amore, certo. Però insomma sì, ho approfondito molto dal punto di vista storico, sì. Anche la terza rimane su Taranto? Beh sì, perché la storia di una famiglia che va avanti, no? E rimane su. Sì, anche sì, le famiglie sì, si spostano. No, va bene, ma no. Voi, se voi leggete tutti e due i libri, vedrete che da Taranto ci si sì, sposta un lato della lungo tutto lo stivale, va, quindi è nuove, veramente sì, una storia generale del nostro paese, certo, che ha in Taranto ovviamente un fulcro, un punto di partenza e un punto d'arrivo per certi versi, ma attraversando altre realtà geografiche, locali e culturali, quindi... Sembra quasi una cosa da Elsa Morante, insomma, la storia di Elsa Morante, senza, no, senza voler fare confronti che non so se sono inadeguati, io detto non l'ho letto. Assolutamente. La storia di Elsa Morante l'ho letto, il suo no, quindi, adesso mi sta facendo venire la curiosità. Quindi abbiamo ottenuto il risultato, suscitare la curiosità. In realtà poi Corso Bevari è stato così facile da scrivere, perché lo portavo in testa insomma da 20 anni, e quindi poi l'ho scritto 2 settimane alla fine. E Tramontana ha avuto un anno di gestazione, Mare di Tramontana ha avuto un anno di gestazione, l'anno del Covid, eh sì. Quindi io ho approfondito molte cose, ho caratterizzato molto di più i personaggi, infatti è molto molto più lungo, si vede anche dallo spessore, ed è quello a cui io sono più affezionata. Però mi dice il mio editore, quello che vende di più è sempre Corso dei Mari, c'è sempre richiesta. No, guarda. Sì. Bene, io vi invito, noi che siamo qua cordialmente come in una casa, ci manca solo da bere qualche cosa di stuzzicante o di caldo, saremmo veramente in una famiglia. Vi invito non solo a leggere questi libri, ma vi chiedo di aiutarmi a cercare in Apulia Film Commission qualcuno che decida finalmente di mettere in scena questa fissazione. La signora la terza da 3 anni di fare la fiction. Ma insomma, dopo tutto il Sello Litero Bosco e adesso il caro figlio, la Puglia va di moda. No?
direi che questo avrebbe una valenza un tantino, no? Ma sarebbe più corpo. Cioè mi ricorda proprio il periodo in cui insomma la RAI trasmetteva i famosi sceneggiati, dove si raccontava la storia, aveva una valenza effettiva. Certo. Qui è fiction proprio di livello, secondo me, molto basso. Alcune sono anche più o meno riuscite. Sì, sì, però è questa serialità che si ripete con i commissari, con gli ispettori, sì, ci ha un po' rotto le scatole, sì, detto francamente. Quindi. No, poi dico, nel secondo romanzo, non l'abbiamo detto, però c'è anche una specie di giallo, a un certo punto. E poi dovevo introdurre questo personaggio di un commissario. E mi veniva da ridere, dicevo, madonna mia, guarda. Pure io, non è così, no, però è una cosa molto breve. va bene, meglio così. Allora, grazie veramente della vostra presenza, grazie a Letture Senza Mura, al comune di Altamura, grazie alla Feltrinelli Point, a chi ha ospitato questo bellissimo racconto che abbiamo ascoltato con grandissimo piacere. Grazie. E questa è già la terza o quarta presentazione che faccio, ma ogni volta imparo cose nuove. Certo. Sebbene abbia letto i libri, però tu ogni volta aggiungi tutta una serie di informazioni, di annotazioni che veramente arricchiscono, ecco, il sapere delle persone. Sinceramente mi sono molto limitata stasera, i tempi avevamo iniziato un po' in ritardo, perché insomma qui di cose da dire ce ne sono tantissime altre. Bene, possiamo anche fare una seconda. Scopriremo lui leggendo, va bene così. Perfetto.